una puntata dedicata a Monte Silvano, dove si voterà insieme a tanti altri comuni il 26 di maggio. E a Monte Silvano c'è una particolarità, un tripolarismo perfetto, una sfida a tre, almeno fino a questo momento. Poi domani scadrà la presentazione delle liste, non si sa se potrebbe uscire un quarto, ma intanto vi presento i tre ospiti. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick e di TV6. Sono a contendersi, diciamo, la poltrona più alta di Monte Silvano, quella di sindaco, Ottavio De Martinis, buonasera, Buonasera. della Lega che rappresenta ovviamente tutto il centrodestra unito. De Martinis è vice sindaco uscente. A seguire Raffaele Panichella, buonasera. Buonasera a voi. Rappresenta il Movimento 5 Stelle, immagino con una sola lista collegata, come avviene in tutta Italia. E a seguire Enzo Fidanza, del PD, che rappresenta ovviamente candidato sindaco per il centro-sinistra. Buonasera. Buonasera, Monte Silvano o Munzelvana, come si dice in dialetto stretto di Monte Silvano, è una cittadina ridente sul mare, che basa molto la sua economia sul turismo estivo, ma non solo. Allora, partiamo da Ottavio De Martinis. Lei è stato vice sindaco, si è candidato. Perché si è candidato? Le faccio questa domanda. E perché il sindaco uscente Maragno non è stato ricandidato? Allora, intanto ci sono regole nella politica che vogliono che di solito a livello territoriale le scelte dei candidati sindaci si ragionino anche in ottica partitica. A tal proposito, dopo la candidatura di Masci in quota Forza Italia a Pescara, era apparsa a tutti evidente che la Lega avesse la priorità per la scelta della candidatura a sindaco. Scelta che è ricaduta sulla mia persona in quanto al di là persona di fiducia del partito del coordinamento regionale, ma anche perché da vice sindaco ho rappresentato la più alta carica presente sul territorio. Ecco, peraltro a supporto di questa sua dichiarazione, prima dichiarazione, dobbiamo aggiungere che i tre partiti, sostanzialmente i tre partiti grossi del centrodestra, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, hanno deciso a Roma, un tavolo nazionale, di dividere, di avere la propria competenza sui comuni superiori a 50.000 abitanti, e quindi Monte Silvano è entrato tra questi comuni. Mi dica una cosa, però, una curiosità: come l'ha presa il sindaco uscente? Ma sicuramente non ottenere un secondo mandato dopo oltretutto aver governato bene, perché io riconosco da vice sindaco che il nostro sindaco uscente ha governato bene, così come tutta la coalizione che rappresentava, sicuramente non, è motivo di, insomma, di non felicità da parte Ma di chi sarà al suo fianco viene, in questa sì, campagna è elettorale? candidato nelle file di Forza Italia e sosterrà la mia candidatura. Ah, quindi è candidato in consiglio comunale, Sì, Francesco sì. Maragno. Benissimo, andiamo al Movimento 5 Stelle. Raffaele Panichella, mi sembra che per lei sia la prima esperienza. Ecco, perché ha deciso di candidarsi a sindaco e di avere come dire, un incarico così importante nei suoi obiettivi? Sì, beh, sicuramente è un incarico importante, è un impegno anche grande di responsabilità, ma anche di onore rappresentare per me il Movimento 5 Stelle. Diciamo, non l'ho scelto io, nel senso che la base di attivisti di Monte Silvano ha forse visto in me quelle qualità, quelle peculiarità tali da poter rappresentare al meglio comunque il movimento e tutta la base per queste elezioni comunali. Diciamo che per me è un po' anche un punto di svolta importante, diciamo, nella mia vita personale, perché sono da sempre vicino al Movimento 5 Stelle, posso dire con orgoglio di essere uno degli attivisti proprio della prima ora. Prima abitavo a Campobasso, già dal 2007 cominciamo a fare i primi incontri, eravamo allora amici di Beppe Grillo, avevamo il meetup e con alcuni che poi sono diventati comunque consiglieri o anche parlamentari molisani, già all'epoca demmo vita al primo gruppo di attivisti locali. E poi nel 2010 abbiamo partecipato alle regionali, insomma tutta una serie di cose che comunque mi hanno sempre tenuto vicino al movimento, sono sempre stato dietro le quinte, a volte in maniera più presente, a volte un po' meno, perché poi
quando si fa l'attivista o quando si è in qualche modo partecipi di un progetto, capita che nella propria vita si possa dare di più in alcuni momenti e in altri momenti un po' meno, perché comunque abbiamo famiglia, lavoro e altri impegni. E in questo momento storico forse diciamo che tutto si è incasellato, avevo voglia io di mettermi in discussione, di mettermi in gioco, penso di poter dare un contributo importante al movimento, ma più che al movimento ai cittadini di questa città, perché noi abbiamo, questo è proprio nelle corde da sempre del Movimento 5 Stelle, abbiamo il cittadino al centro, cioè tutte le nostre scelte, i nostri indirizzi e anche la nostra visione mette il cittadino al centro, e questo è probabilmente quello che è mancato alla politica negli ultimi 30 anni ed è quello che ha spinto persone come me, dei semplici cittadini, a mettersi in gioco, a scendere in campo, in qualche modo a non fare più gli spettatori di questa partita, ma cominciare a volersela giocare. Diciamo che i giocatori in campo, poi c'è De Martins che è stato anche un allenatore, quindi forse questo giocare per immagini ci aiuta un po' tutti. I giocatori che stavano giocando non ci piacevano, cioè la partita che stavano facendo non ci piaceva, eravamo lì sugli spalti e a un certo punto abbiamo deciso di riappropriarci del nostro destino di cittadini e siamo scesi in campo e devo dire con orgoglio abbiamo trovato nel Movimento 5 Stelle quella forza politica che racchiude tutti quegli ideali e quei valori che a noi piacciono. Benissimo, Enzo Fidanza, abbiamo detto, PD rappresenta la coalizione di centrosinistra. Lei è stato Presidente del Consiglio Provinciale a Pescara un po' di tempo fa, immagino. Sì. Ora ha deciso di candidarsi a sindaco, espressione di una coalizione. Perché lo ha fatto? Ma intanto il mio impegno in politica viene da lontano e quindi venendo da lontano è una passione che ho sempre coltivato e che in questa occasione ho messo a disposizione del partito per verificare se vi fossero le condizioni per cambiare una compagine amministrativa che ha amministrato negli ultimi 5 anni, che noi riteniamo abbia amministrato male. Avrebbero potuto fare molto di più, non lo hanno fatto. Vedremo cosa si riusciranno a fare adesso che hanno non solo il vento in poppa da un punto di vista politico nazionale, ma sono riusciti anche a portarsi dalle loro parti anche molti dei rappresentanti, forse anche tutti, probabilmente solo i rappresentanti dei 5 Stelle. Cioè nell'attuale Consiglio Comunale solo i 5 molti Stelle sono passati, sì, esatto, nel centrodestra o nella Lega? Sì, probabilmente, beh no, io dico nel centrodestra, quindi mi sembra un soccorso al carroccio del vincitore. Eh beh, questo è un fenomeno che in politica capita molto spesso. Che risponde invece Ottavio De Martinis? C'è stato questo cambio di casacca, diciamo così, in massa di molti consiglieri e comunque di una entrata sul carro del vincitore della Lega? Ma in realtà in questi giorni si fa un gran parlare di questo salire sul carro del vincitore. Io con orgoglio potrei dire, senza timore smentita, che probabilmente anche la mia persona ha influito in questa scelta, cioè io sono credibile e con me anche il mio programma e la mia coalizione, motivo per il quale qualcuno ha pensato di magari di spostarsi anche a livello di coalizione per venire a sostegno di questo progetto, aggiungo io progetto, non tanto carro come qualcuno vuole far credere, perché di questo si tratta a mio avviso. Se non sbaglio anche lei ha cambiato partito recentemente, cioè lei viene da Forza Italia. Sì, io in realtà sono confluito nella Lega nel 2018, quindi di recente, ma il mio percorso è stato comunque coerente sempre nell'ambito del centrodestra, partito da Alleanza Nazionale, che era l'area che più mi rappresentava, mi sono ritrovato nella Lega, e motivo per il quale convintamente sono passato nelle file nel 2018, come dicevo. Benissimo, invece il Movimento 5 Stelle, Panichella, si ostina ad andare da solo alle elezioni. Ma noi non è che ci ostiniamo, noi francamente questi fenomeni di transumanza, diciamo, meramente a fine elettorali, li vediamo con un certo fastidio, perché ora io ho 53 anni, siamo abituati nel periodo preelettorale a vedere questi cambi di casacca improvvisi, no? Si insegue il brand del momento, in questo momento il brand è la Lega
e tutti sono stati fulminati sulla via di Damasco da Salvini. Forse la Lega con la quale siete alleati. Con la quale siamo alleati, ma a nostro malgrado, perché è stato fatto un contratto di governo. Io non parlerei di un'alleanza, stiamo portando avanti un governo sulla base di un accordo ben preciso che è codificato nel contratto di governo, e tutte le scelte si limitano ai punti che sono nel contratto di governo. Ogni qualvolta qualcuno dei due ha provato, ma non più la Lega, devo dire, a derogare immediatamente, sia il presidente Conte ma anche il vice premier Di Maio hanno riportato il tutto nel filone codificato del contratto. Ecco, a proposito di questi spostamenti, cambi di casacca, dicevo, io ho 53 anni, li vediamo, siamo abituati, sappiamo che 5 anni fa, dopo le elezioni europee, tirava il marchio PD e tanti da Forza Italia, voglio dire, per esempio in Molise, il presidente eletto nella passata legislatura Frattura era forse uno dei cofondatori di Forza Italia, è stato eletto nel PD. Quindi diciamo, noi siamo abituati a questi cambi di casa, quindi siamo un po' abituati anche a questa ipocrisia della classe politica, ed è quella che ci ha spinto a scendere in campo, perché i cittadini sono forse meno sciocchi di quello che noi immaginiamo, capiscono quando le cose si fanno perché si persegue il loro interesse o quando invece si persegue un interesse che è personale o semplicemente per fini elettorali, per garantirsi una poltrona, posti di potere. Ecco, noi da questo punto di vista siamo molto, molto categorici e crediamo che è inutile avere liste civiche che servono soltanto per accaparrare voti, lo sappiamo bene, queste liste civiche nascono in occasione delle elezioni e muoiono il giorno dopo, che poi peraltro quando muoiono si portano dietro degli strascichi comunque importanti, perché vengono fatte delle promesse e poi bisogna in qualche modo accontentarle queste promesse. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dei valori, una linea precisa, non dobbiamo, dopo le elezioni non dobbiamo in qualche modo pagare nessuna cambiale a nessuno, portiamo avanti il nostro programma che è interessante, è incentrato su una serie di temi e ne parleremo subito dopo. Mi tolgo una curiosità, lei prima di aderire al Movimento 5 Stelle andava a votare? No, io ero smesso perché io ero francamente, lo posso dire, magari uso un termine forte, ero schifato dalla politica in generale. Era un cittadino che si era allontanato proprio perché questa ipocrisia, poi parliamo anche di un periodo storico in cui l'Italia è stata attraversata da scandali mostruosi. Sono nati ci sono ancora quelli? Sì, ma ci sono dei contenitori politici, come voglio dire, a me viene in mente Forza Italia, i fondatori di Forza Italia, uno marcisce in galera che è Marcello Dell'Utri, associazione mafiosa, un altro è un pregiudicato condannato per frode fiscale, parlo di Berlusconi, che ha continuato a pagare la mafia anche quando era Presidente del Consiglio, quindi parliamo di contenitori che francamente a me atterrisce anche semplicemente pensare di affiancare il mio nome a un contenitore di quel tipo. La Lega, con tutto il rispetto, io non dimentico quello che diceva quando considerava noi terroni, quelli nati al di sotto del Po, comunque dei fannulloni. Allora Salvini si è riciclato. No, ma è sempre la Lega, perché Bossi è ancora lì, parlamentare, senatore della Lega, c'è sempre. Ed è quella Lega che ha fatto sparire 49 milioni di euro di noi cittadini, di tutti, che sono spariti magicamente. E la Lega di Salvini non si è costituita parte civile nel processo contro Bossi. Quindi parliamo di un periodo storico in cui noi cittadini veramente abbiamo provato quasi vergogna ad essere italiani. Enzo Fidanza, il PD, il centrosinistra, va a questa competizione con quante liste? Due liste. Il PD è una lista civica di espressione di sinistra, hanno zero. Ecco, ma il centro-sinistra si è ridotto solo al PD o ci sono ancora forze politiche di centro-sinistra sulle quali potreste contare? Beh, quelle su cui potremmo contare sono contenute in queste due espressioni. Quello su cui siamo riusciti, al di là di quelli che sono stati tutti i cambi di casacca che sono già avvenuti ormai, a tenerli dentro, non abbiamo altri movimenti che si sono manifestati. Purtroppo Montesilvano negli ultimi mesi ha avuto un momento in cui le liste civiche, quindi il civismo, ha occupato lo spazio politico. È stato un periodo storico un po'... Ma no, io parlo degli ultimi mesi, parlo proprio degli ultimi mesi, cioè il civismo ha occupato uno spazio
perché riteneva di poter interpretare una insoddisfazione amministrativa che apparteneva al centrodestra, quindi interpretato dal sindaco Maragno, che è stato malamente defenestrato, e quindi è come se si fosse riconosciuto che quell'attività amministrativa riconosciuta e certificata è sbagliata in qualche modo, perché altrimenti se uno vuole dire che quell'attività amministrativa è stata ben condotta, lascia il sindaco uscente facendo però qualche altra. Lo spiegava prima, sì, ho capito, ma non è una spiegazione Martins. Che può riguardare i cittadini montesilvanesi. Certo, non riguarda la politica. Ma assolutamente, ma non c'entra niente. Mia figlia a 12 anni mi chiede: ma se vince la Lega, ma come fa a vincere la Lega? Ma se Salvini sta a Roma, ma noi non vogliamo Montesilvano. È una banalità, ma è così, vista agli occhi di chi le regole della politica, che sono quelle, una casella tocca a me, una casella tocca a te, è veramente aberrante. Bene, ricominciamo il giro con Ottavio De Martinis, centrodestra Lega. Ecco, andiamo sul programma. Lei è stato amministratore, vice sindaco negli ultimi 5 anni. Il suo programma sarà la continuazione di quello precedente o ha in mente di innovare? O meglio, la sua candidatura sarà in continuità con il suo predecessore o ci sarà una qualche discontinuità? Allora, mi si consenta qualche secondo in più, nella misura in cui io prima ho fatto una breve risposta. Prego. Io ricondurrei tutto al tessuto cittadino e al territorio montesilvanese, sulla base del fatto che io ritengo che un confronto volto a dare delle notizie ai cittadini in vista di una tornata elettorale debba in qualche modo riguardare prettamente questo. Parlare di Berlusconi quanto di Bossi quanto di altro mi sembra alquanto inopportuno in questa sede. Questa sede invece vuole, sono certo, dare degli spunti di riflessione in vista della tornata ai cittadini, proprio basandosi sui programmi, i programmi di cui parlavo all'inizio del mio intervento. E programmi che vogliamo far conoscere ai cittadini di Montesilvano, sì. Ovviamente. È proprio il programma che io penso che abbia convinto anche i tanti che sono e comporranno le liste in sostegno alla mia candidatura. Un programma che, come diceva lei, ripartirà sicuramente da quanto di buono fatto in questi 5 anni, ovviamente con delle idee innovative, volte soprattutto supportate da una realtà dei fatti, e mi riallaccio a quello che diceva poc'anzi il candidato Fidanza, nella misura in cui noi siamo certi saranno supportati questa volta dai governi centrali e regionali, cosa che invece in questi 5 anni noi non abbiamo avuto, nonostante la vicinanza, insomma, al territorio montesilvanese, nonostante Montesilvano rappresenti ormai quasi la terza città d'Abruzzo. In programmi che vedranno, noi abbiamo sviscerato un programma che contiene 8 punti, abbiamo composto un programma in 8 punti che riguarderanno la sicurezza, l'ambiente, il sociale, la disabilità, la cultura, lo sport e le manifestazioni, la macchina amministrativa, a memoria, la cultura, l'ho già detto, comunque questi sono dei traffico urbano probabilmente anche urbanistica e lavori pubblici, ecco. Avrei tanto da dire, ma in pillole magari. E poi alcuni temi specifici li affronteremo, perché sì, questo è l'obiettivo: informare bene i cittadini di Montesilvano affinché possano poi scegliere quello che giudicano il miglior candidato a sindaco. Il programma del Movimento 5 Stelle, Panichella. Sì, intanto un breve flash, solo per ricordare che i cittadini di Montesilvano, prima ancora i cittadini di Montesilvano, sono cittadini italiani, quindi comunque la realtà nazionale si ripercuote anche sul loro quotidiano. E poi, sì, rispetto ai programmi, potrei dirvi che noi avremo in mente di trasformare Montesilvano nella città più bella del mondo, perché è un po' quello che si sente dire in tutti i dibattiti, no? In questo periodo preelettorale tutte le forze politiche confezionano dei programmi bellissimi. Tutti hanno a mente di risolvere i problemi di urbanistica, di traffico, territorio, ambiente, sport e quant'altro, e anche noi ovviamente non ci siamo fatti mancare tante belle idee, e le abbiamo e le vogliamo mettere in pratica. Però io ricondurrei un attimo il discorso su cosa vogliono i cittadini, soprattutto e anche i cittadini di Montesilvano. I cittadini di Montesilvano vogliono coerenza, e per ragionare in termini concreti introduco subito quello che è uno dei punti anche importanti del nostro programma. Ecco, per noi bisogna immediatamente dare seguito alla Grande Pescara.
perché i cittadini 5 anni fa sono stati chiamati a esprimersi con un referendum e 2 cittadini su 3 delle tre città interessate, Spoltore, Montesilvano e Pescara, hanno espresso la volontà di fare la Grande Pescara, una grande città. È l'ennesima presa in giro. Subito dobbiamo capire che i cittadini non vanno presi in giro. Ci è stata data una scheda quel giorno quando siamo andati nell'urna a votare e vogliamo che la nostra volontà, non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, la volontà, sono i cittadini che devono orientare la politica, non il contrario, perché la democrazia funziona così e il referendum è l'istituto più alto di esercizio della democrazia. Quindi noi vogliamo che si parta subito e faremo tutto il possibile affinché chi è più in alto di noi, regione, governo, e una sponda importante l'abbiamo, si attivi affinché questo progetto di città metropolitana si faccia. Peraltro stiamo perdendo ogni giorno una montagna di soldi, soldi che potrebbero essere utilizzati per i servizi, per restituire i servizi, decoro a questa città che francamente è veramente ormai quasi allo sfascio. E quindi questo è un grande tema importante. Noi vogliamo che si proceda e speriamo che anche le altre forze politiche trovino una convergenza. Io capisco bene, non si vuol fare, si perderanno 2 sindaci, si perderanno una decina di consiglieri, decine di consiglieri comunali, si perderanno posti di presidenza, probabilmente anche influenze sulle società partecipate, una serie di poltrone in meno. Ok, non ci interessa, i cittadini vogliono che si faccia la Grande Pescara e quindi va fatta, questo significa rispettare la volontà dei cittadini. È inutile poi starsela qui a menare con i programmi, faremo, diremo e faremo, chissà cosa, tutti siamo capaci qui di raccontare. Poi dopo i cittadini vedono bene che quando mancano 2 mesi alle elezioni si rifanno marciapiedi, si rifanno asfalti, si fanno tavoli tecnici con gli istituti scolastici, si incontrano le associazioni. Ma scusate, ma per 5 anni dove siete stati? In quale pianeta avete vissuto? Vi dite che avete a cuore l'interesse della città, dei montesilvanesi? Ok, perché me ne ricordate solo 2 mesi prima delle elezioni? Questo. Bene. Enzo Fidanza, il programma per grandi linee del centro-sinistra e del PD qual è? Allora, io ho un'idea programmatica delle città, dei comuni, quindi di chi si cimenta nell'attività amministrativa, che è schematica, del tipo i programmi sono dettati dalle esigenze del territorio di cui parliamo. Io non penso che per le competenze di un ente locale ci siano margini di inventare chissà che cosa. L'attività amministrativa è semplice, io posso sposare il suo programma, la differenza tra me e lui è che io lo realizzerò in un certo modo, dando priorità, lavorandoci in un certo modo, e lui probabilmente in un altro modo. Parlo di lui, potrei parlare anche di te. La questione è non come e cosa facciamo, ma con chi. Il programma, parlando anche della Grande Pescara, riprendo il tema importantissimo. Allora, il referendum c'è stato. Io ho avuto consiglieri comunali che mi hanno telefonato dicendo tu sei il mio candidato ideale, io sono con te. Cosa ne pensi della Grande Pescara? Questi consiglieri sono contro, almeno uno sicuramente. Certo non è candidato con me. Se non è candidato quindi con lei me... Quindi lei è d'accordissimo sulla Grande Pescara. Sì, io sono d'accordo, ma io voglio sapere cosa ne pensa il centrodestra. Che ha preso dentro, io faccio una riflessione, poi è chiaro che risponderà il candidato del centrodestra, che ha preso dentro anche consiglieri che sono contro questo progetto. Io vorrei capire queste contraddizioni, quando esploderanno, ma non esploderanno anche a mio danno forse? Ma non come rappresentante politico, come cittadino. Io questo dico. Allora, i programmi sono di semplice applicazione, bisogna soltanto vedere quali sono i problemi della città e risolverli. Sono sempre gli stessi. Domanda legittima alla quale deve rispondere Ottavio De Martinis. La Grande Pescara, con lei candidato sindaco, subirà un'accelerazione per quello che può un sindaco ovviamente o resterà ancora a dormire per qualche anno? Allora, non me ne voglia il candidato dei 5 Stelle, ma alla domanda dove siete stati in questi 5 anni, io ribalto dicendo la stessa domanda, dicendo forse... non essendo montesilvanese, dove era lui in questi 5 anni? Perché se fosse stato a Montesilvano si sarebbe accorto che Montesilvano in questi 5 anni è migliorata anche tanto.
non lo diciamo noi, lo dicono i cittadini. Si poteva fare di più, si può fare di più, sicuramente sempre, però io penso che si sia ben operato in tutti i settori e gli attestati di stima che ci riconoscono e sono certo ci riconosceranno anche il 26 maggio i cittadini lo testimoniano. In merito alla Grande Pescara, sempre ricollegando l'intervento del candidato del Movimento 5 Stelle, io sono d'accordo sul fatto che il referendum sia un grande istituto, ma in quanto tale deve essere data la possibilità ai cittadini, soprattutto su temi così importanti, la possibilità di essere informati nella maniera la più giusta possibile e non andando sempre dietro a risparmieremo soldi della politica quanto miglioreremo non so cosa. E ricordo che quando si è votato per la Grande Pescara, e anticipo, io ho votato no alla Grande Pescara, si è votato contemporaneamente con 4 schede. Allora io chiedo a chiunque, soprattutto ricollegandomi o pensando alle persone anziane, come si può votare un argomento così importante in contemporanea con altre 3 votazioni che erano le europee, le regionali e le comunali. Secondo me quel referendum è stato altamente inquinato da questa situazione, motivo per il quale l'esito di quel di 5 anni fa a mio avviso è alquanto distorto. Se si riproponesse oggi lo stesso referendum, io sono certo che la stragrande maggioranza dei cittadini montesilvano voterebbe no come ho votato io 5 anni fa. E vengo alla domanda. Noi non lo accelereremo assolutamente la Grande Pescara, perché riteniamo non importante cogliere le opportunità che l'unificazione di alcuni servizi e l'ottimizzazione di alcuni servizi allargati non soltanto al nostro territorio sia una cosa sbagliata. Ma siamo altrettanto allo stesso tempo certi che questa situazione si potrebbe portare avanti, se ci fosse veramente questa volontà, sedendosi al tavolo tra i rappresentanti di tutti e 3 i comuni che sono interessati, ossia Spoltore e Pescara. E faccio un esempio. Noi in questi 5 anni, tra le tante cose, abbiamo proposto al comune di Pescara, sono andato io personalmente, rappresento il sindaco Alessandrini di Pescara quanto l'assessore Diodati, abbiamo proposto l'unificazione o la gestione dei servizi sociali di tutto il territorio interessato alla Grande Pescara. Ebbene, c'erano miglioramenti anche di natura economica, notevoli miglioramenti di natura economica, mantenendo gli stessi servizi per entrambi i comuni. A questa proposta ci è stato detto no. Allora io mi chiedo come si fa allo stesso tempo a dire no all'unificazione di alcuni servizi, a gestione unificata di alcuni servizi e poi a riempirsi la bocca dicendo la Grande Pescara porterà giovamento. Faccio un altro esempio. Di recente è stato approvato un PUT a Pescara, piano urbano del traffico. Ebbene, coloro che sostengono la Grande Pescara hanno redatto un PUT, e non lo dico io, che non tiene in considerazione la sola città di Pescara, ma non tiene per nulla in considerazione il territorio limitrofo. Allora mi chiedo, dov'è la verità? Io penso che vada bene un discorso anche futuro che porti a un'unificazione, a una gestione ottimale di tutti i servizi anche inerenti all'intero territorio, purché si mantengano però delle autonomie. Io sono di Montesilvano, sono cresciuto a Montesilvano e ritengo che Montesilvano non debba scomparire come qualcuno vuole, ma che debba mantenere, ripeto, la propria autonomia e sicuramente ragionando su un discorso turistico, perché di questo si deve parlare, di servizi anche unificati, ma senza, ripeto, dover per forza di cosa scomparire. Bene, il merito di questa risposta è che c'è stata chiarezza, finalmente c'è chiarezza, poi ognuno di voi la penserà come meglio crede, ma la chiarezza c'è stata. Ripartiremo dal Movimento 5 Stelle, ma ci dobbiamo fermare. Pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, a Montesilvano una poltrona per 3 aspiranti al sindaco.
se non ci saranno domani altre sorprese, lo vedremo. Ci eravamo fermati a Panichella per il Movimento 5 Stelle, lei ha ovviamente il diritto di replicare se lo ritiene al candidato del centrodestra, ma le faccio una domanda anche più specifica sul traffico e sulla viabilità, perché è una città turistica, no? È soggetta a intasamento nei periodi estivi. Avete qualche idea innovativa? Allora, il grande tema del traffico e della viabilità ovviamente è un tema importante, che i comuni, soprattutto un comune così integrato come Montesilvano, in altre due realtà, appunto Pescara, Spoltore, e quindi è un problema che va risolto davvero in maniera globale e complessiva, e il tutto non è di facile applicazione. Noi abbiamo un programma sulla mobilità che riteniamo sia innovativo, ovviamente prende spunto da situazioni nuove, nuovi modi di vedere il traffico, non soltanto il traffico pubblico ma anche la mobilità privata. Quindi abbiamo messo a fuoco un sistema integrato che abbiamo contrapposto al sistema attuale, che fondamentalmente è un sistema statico che prevede alcune regole ben precise: i mezzi pubblici si muovono lungo alcune direzioni, AB, e i privati si spostano con la propria macchina, spesso un guidatore, un autista per ogni macchina, e via insomma discorrendo. Però noi pensiamo che invece il tutto si possa integrare, ovviamente grande impulso alla mobilità sostenibile, quindi finalmente all'uso di veicoli elettrici, non soltanto automobili ma anche biciclette. C'è la possibilità di fare bike sharing, come già avviene in molte città, e Montesilvano, essendo pianeggiante e con una vocazione turistica, può offrire anche questo servizio in più. Ma il tutto deve essere integrato in un sistema che armonizzi tutti questi veicoli e questi mezzi che si spostano. Ovviamente il problema del traffico si porta dietro una serie di altre situazioni che vanno ad aggravare la qualità della vita dei cittadini, perché più macchine che si spostano significa più inquinamento, più danni alla salute dei cittadini. Quindi è arrivato finalmente il momento di prendere veramente sul serio questo problema e trovare una soluzione che sia una soluzione che davvero miri non soltanto a risolvere il problema nel breve periodo, ma anche limitato alle ZTL. Ma ZTL, ovviamente questo favorirebbe anche i commercianti, soprattutto in alcuni momenti dell'anno, perché i piccoli commercianti stanno pagando a caro prezzo il grande esodo dei consumatori verso la grande distribuzione, e sicuramente anche i piccoli artigiani, le botteghe, i negozianti di Montesilvano stanno soffrendo, e lo dimostra il fatto che in tanti chiudono e poi non riaprono. Quindi prevedere delle situazioni che in qualche modo mettano a regime tutto quanto e poi consentono di avere un riflesso positivo, si declinano in tanti contesti tutti positivi per la città e per i cittadini. Sì, un breve flash. In questi 5 anni io abitavo a 600 metri dal confine di Montesilvano e mi sono spostato un anno fa di 680 metri esattamente, e sono diventato così per incanto cittadino di Montesilvano. Questo semplicemente per rappresentare proprio in maniera plastica come queste due realtà sono fuse insieme. Le mie abitudini di vita non sono cambiate da quando vivo a Montesilvano da un anno. Faccio con la macchina le stesse strade di prima, vado negli stessi negozi, i miei figli vanno a scuola nella stessa scuola, non è cambiato niente. Questa è una città, è un'unica città, e soltanto ragionando in termini complessivi, appunto anche di traffico, ma come si può pensare di fare un programma del traffico per Montesilvano quando poi si arriva lì alla rotonda di Santa Filomena, magicamente ci si ritrova a Pescara e tutto finisce? È ovvio che bisogna ragionare in termini più complessivi. Ma questo sempre se vogliamo avere una visione. Guardi, concludo, non voglio portare via troppo spazio agli altri, semplicemente dicendo un fatto: spesso ci accusano di essere inesperti, impreparati, cose di questo tipo, avviene, lo dicono ancora anche per Di Maio dopo quello che ha dimostrato. Ecco, io voglio dire, l'esperienza conta, è un elemento importantissimo nella vita di ognuno di noi, in quello che facciamo, nel nostro lavoro, però l'esperienza, se non è condita da una visione, da un diverso modo, da una diversa prospettiva con cui noi guardiamo i problemi, non ci porterà a risolvere le cose. E è questo che noi rivendichiamo, perché questo cambio di visione non ce lo dà un modo diverso di vedere la città, il territorio e i cittadini. Enzo Fidanza, la sua ricetta per risolvere il problema di traffico e viabilità. Traffico e viabilità a Montesilvano, che è una città lineare,
come diceva il candidato dei 5 Stelle, ed essendo tale ha una soluzione di continuità, senza soluzione di continuità con la città di Pescara. Questa condizione, oltre a stabilire un nesso con il discorso della unione tra Pescara e Montesilvano, che è di fatto necessaria anche per questa ragione, ci spinge anche a fare un'altra riflessione. Montesilvano purtroppo è una città che io dico ha un traffico di attraversamento. Montesilvano non ha un traffico proprio, Montesilvano è semplicemente attraversata, perché il punto d'approdo di chi passa su Montesilvano non è Montesilvano, è città di Pescara, e poi uscire da città di Pescara, quindi ripassare su Montesilvano. Questo traffico di attraversamento va gestito o con grandi parcheggi di scambio prima che si arrivi a Montesilvano, da qui mettere in atto tutte quelle ricette di cui parlava anche il candidato dei 5 Stelle, ma che presuppone una visione molto più complessiva. Non possiamo pensare di parlare di questi problemi senza sapere che c'è una visione più complessiva di una realtà più grande. Ora, Montesilvano la sua grandezza la deve non solo alla sua storia, che tra l'altro è molto limitata. Non possiamo parlare di Montesilvano come potremmo parlare di Sulmona, come potremmo parlare di Lanciano. Dobbiamo parlare di Montesilvano come una città che è cresciuta in maniera derivata, è cresciuta perché Pescara spingeva, aveva necessità, non aveva più spazio, e questa spinta è stata una spinta che ha fatto crescere Montesilvano, dando a Montesilvano molte delle problematiche che sono derivate dalla spinta incondizionata, non perché avesse una sua condizione autonoma di crescita. Tutto questo ha portato ad una serie di problemi, compreso il traffico di attraversamento, compreso la mancata realizzazione tanti anni fa della circonvallazione, che non si sarebbe dovuta fermare a Santa Filomena, avrebbe dovuto attraversarla Montesilvano, perché quello era il progetto originario. E lì siamo stati capaci qualche anno fa, tra l'altro con la provincia, così come siamo stati capaci quando anch'io ero in provincia, di risolvere molti dei problemi della viabilità con i tre ponti, due dei quali sono funzionanti, il terzo che è quello pedonale, in realtà è a destinazione pedonale veicolare ma anche di soccorso, ma che in realtà ha anche la probabilità e il carico da un punto di vista dinamico di sopportare anche un traffico diverso. Questa viabilità, per le risorse dell'ente, allora provincia o locale, aveva avuto una visione della risoluzione di pezzi di traffico che scavalcava il fiume verso l'entroterra, che scavalcava verso Città Sant'Angelo, che sono i luoghi che sono poi che ridanno su Montesilvano un traffico per raggiungere la città di Pescara, che o va a sud o va verso l'interno del suo spoltore. Le ricette sono quindi quelle di mettere insieme in rete progetti molto più grandi e comuni molto più grandi, non solo Montesilvano. Una volta che questi progetti abbiano avuto una risoluzione, allora Montesilvano al suo interno si può permettere di fare la ZTL, si può permettere di fare il bike sharing, che lo potrebbe fare comunque, ma se non risolve questi altri problemi è una piccola cosa. Mettere insieme anche la gestione dei servizi importanti. Tra l'altro, perché ci sarebbe un'economia di scala. Assolutamente sì, tra l'altro anche la storia dei negozianti e dei commercianti di Montesilvano, che sta soffrendo moltissimo per via di scelte sbagliate di qualche anno fa, fatto a livello non certo comunale, ma voglio dire a livello della grande distribuzione. Montesilvano è circondata da una incidenza di grande distribuzione che non è uguale in Italia. Non ha eguali in Italia, ma è una cosa possibile. È chiaro che i commercianti soffrono, ma i commercianti soffrono. L'amministrazione uscente cosa ha dato? Cosa ha fatto? Cosa ha proposto? Ben poco. La devo fermare. Allora, sentiamo da Ottavio De Martinis con una considerazione che è storica, voglio dire. Montesilvano ha basato fondamentalmente il suo sviluppo sul turismo. Ecco, allora, rispetto al tema turismo, in un momento di crisi economica che pesa anche sulla fruizione del turismo e anche a Montesilvano, che idea ha per rilanciare il turismo a Montesilvano? Allora, il programma di cui parlavo, il nostro programma, ha come punto cardine proprio il turismo, la vocazione turistica di Montesilvano. In ogni suo punto noi abbiamo ragionato tenendo ben presente appunto il turismo come fulcro di tutte le azioni che verranno portate sul territorio. Che idee abbiamo del turismo? Io penso che, toccando i vari temi,
si potrà ragionare su dare a Montesilvano un'idea, un'attrattività turistica che sia la migliore possibile. Faccio qualche esempio. Intanto nel nostro programma è prevista la realizzazione di un nuovo PRG, che però abbia una visione turistica, non un PRG come quello che è stato ancora vigente, che ha visto esplodere urbanisticamente la nostra città, ma in maniera molto disordinata, non prevedendo spazi, non prevedendo piazze, non prevedendo servizi, ma un piano regolatore intanto che non tenda a consumare altro suolo, ma recuperi soprattutto l'esistente, ma un piano regolatore che preveda ad esempio un PUT, di cui si parlavamo, strategico da questo punto di vista, perché quando si parla di traffico si possono dare 2000, si possono trovare 2000 ricette, ma va ragionato, ma no, se si ragiona per spot una via piuttosto che un'idea e non si ragiona nell'interezza del territorio, si rischia magari di sistemare un qualcosa e sfasciarne un altro. Questo è per quello che riguarda magari l'aspetto urbanistico. Altro tema può essere quello dello sport. Noi in questi 5 anni abbiamo puntato parecchio sul turismo sportivo. Il nostro territorio non sembra, ma oltre a delle strutture ricettive e oltre al Pala Congressi, noi abbiamo questa bella struttura che finalmente è tornata in questi 5 anni in mano al Comune, abbiamo degli spazi sportivi, sicuramente non basteranno, ma sarà nostro dovere, dico io, implementare, riqualificare gli esistenti e implementare con altri spazi sportivi. È molto appetibile dal punto di vista del turismo sportivo, perché consente ad esempio agli accompagnatori di portare i ragazzi e di sistemarli nell'area dei grandi alberghi, tenendoli sotto controllo e al tempo stesso fare attività sportiva sempre nelle vicinanze delle strutture, con piccoli spostamenti. Questo ha fatto sì che in questi anni la nostra città sia diventata sempre meta, più meta di eventi sportivi che hanno portato 3.000-4.000 ragazzi sul territorio. Questo ovviamente va a ricasco, porta economia città, al commercio. Tutta questa serie di situazioni sono quelle che noi vogliamo sviluppare. Ne aggiungerei un'altra legata all'accessibilità. La nostra città è all'avanguardia per quello che riguarda per esempio il turismo accessibile. Noi, grazie all'ufficio disabili del Comune di Montesilvano, abbiamo in questi anni fatto notevoli passi avanti per quello che riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma ci siamo anche dotati di spiagge accessibili. Questo anche da un punto di vista turistico ha reso la nostra città molto importante. Sul sociale credo che faremo nel prossimo giro una domanda specifica, però volevo farle un inciso. In un'epoca di globalizzazione spinta, certe idee positive che avete non si risolvono meglio, non si realizzano meglio in un contesto più ampio, perché ormai la competizione non è a livello di città singola, è a livello territoriale. Quindi torno al tema della Grande Pescara. Perfetto. Ad oggi non esiste una Grande Pescara, esistono Montesilvano, Spoltore e Pescara. Alcune manifestazioni di cui parlavo prima sono state condivise e i tre territori ne hanno beneficiato, perché non era solo Montesilvano sede di una manifestazione, ma era anche Pescara con i suoi alberghi e con le sue strutture e addirittura Chieti. Questo vuol dire che non serve dare un nome a questo territorio, ma serve mettersi insieme, ragionare sulle opportunità. Benissimo. Allora, 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, Raffaele Panichella. La vostra idea di rilancio del turismo e quindi dell'economia e del lavoro per Montesilvano, nel limite delle competenze che i comuni hanno, ovviamente. I comuni, certo, hanno delle competenze. No, a me piace già la domanda, limitate, perché nella domanda è compresa la parola rilancio. Cioè rilanciare significa che c'è già stato un lancio e adesso ne faccio un altro. Ecco, secondo me qui si tratta di lanciare sotto il profilo turistico la città. Perché storicamente, purtroppo, questa vocazione turistica del passato è stata annichilita, praticamente uccisa, da scelte urbanistiche scellerate, perché la città è diventata una colata di cemento, come diceva il dottor Fidanza.
negli ultimi 30 anni è diventato Montesilvano il quartiere periferico di Pescara, un po' una città dormitorio, come l'ho definita, una sorta di non luogo, no? Perché se si pensava al turismo, ovviamente si immaginava una città con dei punti di aggregazione, delle piazze, dei punti dove i turisti possono andare, perché la gente non è che sta solo al mare durante il giorno. Io quando vado a visitare un luogo turistico di mare, la sera mi piace uscire, andare nel centro, magari approfittare di un'occasione, andare a vedere una rappresentazione teatrale, fare cose. Tutto questo a Montesilvano al momento non c'è. E quindi si tratta di lavorare, ma veramente lavorare sodo in questa direzione, e qui mi riallaccio un attimo a quel cambio di visione che noi molto modestamente pensiamo di avere. Qualche settimana fa, non so, sicuramente è stato un bel momento per annunciarlo, il Comune ha intavolato un accordo, un tavolo tecnico con gli albergatori per una serie di iniziative per formare il personale, corsi di inglese che il Comune vuole fare per migliorare l'offerta turistica, anche la professionalità degli operatori che lavorano negli alberghi. Benissimo, tutto, noi siamo d'accordissimo, figuriamoci. Però purtroppo, ahimè, il tipo di turismo che è interessato da una località balneare come Pescara in questi ultimi anni si muove in altre direzioni, non lo dico io, lo dicono i dati statistici. Ormai le famiglie si spostano, e in tanti si spostano non più negli alberghi, ma vogliono una contaminazione più vera con il territorio, quindi preferiscono andare negli appartamenti B&B. In affitto, nei B&B, negli ostelli. Quindi ok, allora un comune che vuole guardare avanti insegue la domanda, perché se c'è una domanda in quella direzione e il comune ha circa 6.000 abitazioni libere, allora possiamo spingere noi a livello comunale dando degli incentivi a chi queste abitazioni ne vuole rimettere sul mercato per aumentare l'offerta turistica. Ovviamente deve essere un'offerta turistica di livello, quindi spingere i proprietari, magari invogliarli attraverso degli incentivi fiscali a ristrutturare gli appartamenti, a ristrutturarli in un certo modo, metterli in rete attraverso un servizio integrato che riesca a promuovere il territorio e anche a, in qualche modo, ad attrarre l'offerta turistica. Ecco, questo secondo me è un cambio di visione, guardare avanti, guardare dove sta andando il mondo, perché ormai l'albergo benissimo, ci vanno in tanti, ma l'offerta turistica si sta orientando in altre direzioni e noi dobbiamo guardare anche in quelle altre direzioni. Benissimo, dottor Fidanza, turismo, sviluppo e lavoro per la città. Nei limiti delle competenze, le vostre idee? Intanto sono collegate tra loro naturalmente. Per quanto riguarda il turismo, io penso che da un punto di vista dell'organizzazione dell'offerta turistica, Montesilvano intanto deve fare i conti con madre natura e quindi difendere il mare il più possibile. Lo deve difendere dall'erosione, certo facendosi promotore verso gli enti sovracomunali, chiaramente, e lo deve tenere pulito. Quello è competenza sua. Quando ha fatto questo ha già messo un punto avanti. Poi è chiaro che deve dare servizi, perché oggi il turismo noi lo dobbiamo intendere sotto due aspetti, almeno Montesilvano, secondo noi. Noi abbiamo un turismo che potrebbe essere definito un turismo congressuale, figlio del Palacongressi e figlio di tutte le strutture che gli possiamo mettere intorno al Palacongressi. Il Palacongressi, insieme alla ricettività alberghiera, è uno dei fiori all'occhiello di Montesilvano, ma non è solo di Montesilvano, non è solo dell'Abruzzo, è di tutto il centro Italia. Una concentrazione di posti letto con un Palacongressi a misura d'uomo, perché non c'è bisogno di spostarsi. Quanti di noi sono andati in fiere e per poter accedere ad una fiera, ad eventi, l'ultimo, quello di, non so, del Vinitaly. Chi è andato al Vinitaly ha dovuto alloggiare a 20 km, 30 km, 40 km. Per avere disponibilità di posti, perché non c'è questa grande concentrazione. Noi la dobbiamo sfruttare molto di più di quanto hanno fatto loro fino adesso. Noi avevamo idee circa l'abbinamento della struttura dell'aeroplanino, diciamo la vecchia colonia, insomma, no? Che è lì ancora, purtroppo, senza soluzione, senza visione, io dico, e il Palacongressi, la ricettività alberghiera. Questi tre elementi devono essere messi insieme, e per essere messi insieme devono funzionare anche con un lungomare che non può essere solo un luogo che, come si spengono le luci della sera, chiude ed è fine a se stesso. Perché purtroppo dal lato dove non c'è il mare c'è la pineta, sacra pineta,
sono d'accordo, ma la Pineta deve essere un luogo che deve essere riportato a vivibilità, deve essere riportato a un luogo, non dico come era una volta perché Montesilvano non so chi se lo ricorda, un grande elemento turistico di Montesilvano era la Pineta occupata dal camping, io non dico quello, ma dico una vivibilità sana, che tra l'altro farebbe bene anche alla Pineta stessa, che magari sarebbe ripulita, un termine un po' forte, ma insomma di cose che probabilmente non ci piacciono. E quindi questo è l'aspetto principale che noi, su cui saremo pronti e ci batteremo. No, dicevo, questo è il turismo congressuale, figlio di queste strutture. Poi c'è il turismo estivo. Il turismo estivo è figlio di servizi, nessun'altra cosa. I servizi devono essere garantiti, i servizi devono essere costruiti e mantenuti efficaci ed efficienti. Io non penso che attualmente questa attività, almeno negli ultimi 5 anni, io questa cosa non l'ho vista. Benissimo, ricominciamo il giro, il tempo stringe, però mi stimolate a fare tante altre domande, ma abbiamo un tempo limitato. De Martinis, una domanda che nella gruppa 2 in sé, ma sono collegate, le frazioni, le 7-8 frazioni di Montesilvano e il sociale rispetto a una povertà che è sempre più in aumento anche a Montesilvano, purtroppo, come lo è in Italia. Ecco, come pensate di includere nei vostri ragionamenti, nelle vostre attività, le frazioni che sono ancora un po', diciamo, isolate rispetto al centro e sul sociale per quanto riguarda la povertà? Allora, ho già parlato del nostro programma e di quanto questo metta al centro la vocazione turistica e di conseguenza il benessere del cittadino, anche da un punto di vista economico. Economia significa lavoro, lavoro significa meno povertà. È evidente che tutto è collegato, ci vorrebbe più tempo, ma io in pillole sto cercando di dare un'idea di quella che è stata e vorrà essere la nostra azione politica sul territorio. Un'azione che nella premessa del nostro programma si prefigge di avere sempre un rapporto però con i cittadini il più leale possibile. Questo significa che noi non faremo, il nostro programma non prevede opere o promesse che poi non possono essere mantenute. Di conseguenza, quello che si può fare, che si è fatto e che si può fare, senza, aggiungo io, aiuti esterni, prima si parlava di enti sovracomunali, noi abbiamo passato 5 anni con un aiuto, se non nullo, scarsissimo da parte degli enti sovracomunali. Per difendere la costa dall'erosione, assolutamente, il comune da solo non ce la farebbe mai finanziariamente. Esatto, motivo per il quale io mi auguro, l'ho detto all'inizio, anzi sono certo, che il legame che ci sarà tra il comune, qualora io sarò sindaco, e la regione a me amica, ma anche il governo centrale, possa in qualche modo essere utile, come non lo è stato in questi 5 anni, perché si è fatto ricorso alle sole risorse cittadine economiche, che poi a cascata sono anche per i bilanci comunali una iattura. Io faccio un esempio: un cittadino su 3 non paga le tasse a Montesilvano. Questo significa che le casse comunali sono quelle che sono, e di conseguenza anche guardare i bilanci è molto molto difficile. Questo non lo dico io, lo sanno sicuramente anche gli altri candidati. La ricetta qual è? Intanto proporre delle idee volte appunto a sviluppare il più possibile il turismo, a rendere attrattiva la città, a sviluppare lavoro e quindi di conseguenza, come ho detto prima, a rendere meno povera la città. A questo va affiancato sicuramente poi che cosa? Un incremento dei fondi destinati al sociale. Questo non può prescindere da, soprattutto in questi periodi di crisi. Non dimentichiamo mai i disabili, i diversamente abili. Lei parlava di abbattimento delle barriere architettoniche, fatto importante. Sì, credo. Pensavamo anche per esempio a un trasporto sociale che possa essere gratuito per i disabili o anche per gli anziani, pensavamo anche ad altre azioni che voglio sottolinearlo, in questi anni sono state possibili grazie alla sinergia con le associazioni e con le associazioni. La devo fermare, Raffaele Panichella, politiche sociali.
in caso di elezioni. Intanto cerchiamo di ricondurre queste competenze che sono dell'azienda speciale, quindi cerchiamo di potenziarle, spingere sempre di più, perché i cittadini più deboli sono quelli che più hanno bisogno di avere lo Stato, il Comune, le Regioni al loro fianco. Ecco, io direi che una grande mano ce la darà adesso l'entrata a regime del reddito di cittadinanza, perché il Comune si ritroverà ad avere la disponibilità di alcune persone che beneficiano del reddito di cittadinanza, che voglio ricordare è stato introdotto grazie al Movimento 5 Stelle, perché e quindi avremo a disposizione per molte ore a settimana persone che si potranno dedicare a iniziative di carattere sociale, quindi assistenza agli anziani piuttosto che verde pubblico, quindi restituire decoro alla città, perché poi non è che ci vuole chissà che formazione per imbracciare un decespugliatore e tenere puliti per esempio i parchi che sono lungo la strada Parco, no? Che è diventato il luogo vero di aggregazione dei montesilvanesi. Quindi da qui a qualche mese ci troveremo ad avere questa importante risorsa in termini di personale, di persone e di disponibilità di ore. E noi vogliamo ovviamente metterla a regime e sicuramente ogni ambito in cui potremo utilizzare queste persone verrà scandagliato e approfondito. La devo fermare. Dottor Fidanza, politiche sociali, quali saranno in caso di elezione a sindaco? Per il centro-sinistra è stato sempre un tema molto sentito ed è stato sempre un cavallo di battaglia. L'inclusione da un punto di vista della soluzione dei problemi di coloro che vivono da un punto di vista economico momenti di difficoltà, da un punto di vista organizzativo dei nuclei familiari momenti di difficoltà. Quindi l'azienda speciale che ha questi compiti deve essere assolutamente sempre più potenziata ed è uno dei punti su cui noi vogliamo lavorare, ma soprattutto mettere in sinergia tutto il mondo del volontariato, che è diventata la risorsa vera di questo paese, non di questa città, di questo paese Italia. E mettere in sinergia il volontariato che già esiste, anche con le risorse che arriveranno, e sono d'accordo che probabilmente sarà un tema in più da gestire, anche lì il tema qual è? Non è con chi fare le cose, ma come. Quindi la capacità sarà di mettere in sinergia vera queste risorse che esistono già, azienda speciale e le nuove risorse del reddito di cittadinanza, per fare in modo che non ci sia una dispersione di personale, che non ci sia una disorganizzazione e ci sarà quindi sicuramente una vera inclusione e un vero supporto a tutti quei servizi di cui il sociale ha bisogno. Abbiamo sforato, però l'ultima domanda ci sta. Ecco, parto da lei. In caso di ballottaggio, lei a chi chiederà sostegno se fosse lei in ballottaggio o a chi darebbe il suo sostegno rispetto ai due candidati, agli altri due candidati? Beh, intanto io spero che non ci sia ballottaggio nei miei confronti, però questo cioè, di vincere al primo turno. Sì, però, cioè, questo è una, è, ogni candidato ha giustamente questa aspirazione. Io credo che il sostegno non vada dato alla persona, vada dato al programma che questa persona interpreta e al suo limite se ne ha avuto nel passato. Ha risposto Raffaele Panichella. In caso di ballottaggio. In caso di ballottaggio. Lei a chi chiederebbe sostegno se fosse lei in ballottaggio o a chi darebbe il suo sostegno qualora non ci fosse? No, se siamo noi in ballottaggio, come pensiamo e auspichiamo, noi chiederemo aiuto ai cittadini, perché conterà in quella fase il voto di opinione, non più il voto legato alle tante liste civiche collegate che si accaparrano voti nella prima fase. Ha risposto, quindi chiederà aiuto ai cittadini. Dottor De Martinis, lei a chi chiederà aiuto se andrà a ballottaggio o a chi darebbe il suo sostegno in caso contrario? L'auspicio è quello di vincere il primo turno anche per me, per la mia coalizione, la coalizione che rappresento. Come detto dal candidato dei 5 Stelle, e con molta probabilità mi chiederei aiuto ai cittadini nella misura in cui sono loro poi i destinatari di quelle che saranno le azioni sul territorio future, e quindi cercherei di coinvolgere. Ma voi siete alleati in campo nazionale, è escluso un'alleanza? Allora, non siete alleati? Assolutamente no, anzi le differenze le vogliamo rimarcare ogni volta. E c'è un contatto. Benissimo, allora chiedo scusa alla rete, ma 30 secondi, ma davvero 30, per l'appello finale al voto. Ecco, allora, perché i cittadini di Montesilvano devono votare Ottavio De Martinis della Lega, candidato del centrodestra a sindaco?
I cittadini dovranno votare Ottavio De Martinis, la misura in cui Ottavio De Martinis ha dimostrato in questi 12 anni di seduto tra i banchi del Consiglio Comunale un amore per la città indiscusso, una grande presenza sul territorio e soprattutto un programma che sarà il migliore per la nostra città. Perché devono votare Panichella, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle? I cittadini di Montesilvano ci voteranno perché hanno capito che noi siamo dalla loro parte. Tutte le politiche che sono state fatte in questi anni dal Movimento 5 Stelle vanno nella direzione dei cittadini e sanno che con noi saranno rimessi al centro e che il comune diventerà una casa di vetro trasparente in cui in qualsiasi momento il cittadino potrà vedere quello che succede là dentro. E questo è un aspetto importante, 30 secondi, la fiducia di chi rappresenta le istituzioni è uno dei valori principali che ci spinge a votare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ecco, io penso che questo sia un elemento importante e so che i cittadini ci daranno il loro appoggio. Perché devono votare i cittadini di Montesilvano a Enzo Fidanza, candidato del PD e del centro-sinistra? È una ragione molto semplice, perché noi siamo stati in questa tornata elettorale che si consumerà fra un mese, quelli che hanno costruito un percorso lineare di vero rinnovamento, senza trasformismi, completamente nuovo, distante dalle ammucchiate e dalle rincorse che purtroppo ci sono state. Abbiamo sforato di troppo, ma i temi erano davvero accattivanti, un dibattito abbastanza stimolante. Io ringrazio ovviamente i nostri tre ospiti, li voglio ripetere in ordine come abbiamo condotto il dibattito. Ottavio De Martinis, candidato della Lega e del centrodestra, a Montesilvano ovviamente, Raffaele Panichella, candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, e Enzo Fidanza, candidato a sindaco per il PD e il centro-sinistra. Ringrazio voi, voglio ringraziare anche stasera la squadra perfetta che sta dietro le quinte, Maurizio Daguì e Gianfrancesco Iacaruso. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica a mezzanotte di questa sera stessa e domani sabato alle 13. Grazie a tutti, arrivederci.